Adriatico da recuperare, un messaggio che invita un'azione immediata su un mare che fino a pochi anni fa custodiva una ricca biodiversità, ma che ora si ritrova impoverito. Per far fronte a questa emergenza, il Parco Naturale San Bartolo e l'associazione Subtridente hanno organizzato un convegno mirato ad una corretta transizione ecologica dell'acqua che bagna la nostra provincia. È previsto per sabato 27 maggio dalle 9 alle 17 presso la sede di Subtridente, il primo di una serie di incontri tra ricercatori, politici e cittadini. Durante tutta la giornata interverranno relatori di fama internazionale e nel pomeriggio avremo una tavola rotonda in cui i relatori si confronteranno con i politici. Abbiamo invitato politici locali, regionali e nazionali, quindi quella, diciamo, riguarderà quella giornata che sarà la prima di una serie di incontri che noi faremo a partire da sabato prossimo. Per tutto il 2023 e continueremo nel 2024 perché il progetto che è denominato Adriatic Conservancy nasce come obiettivo per incontrare, diciamo, il fatto che Pesaro sarà capitale della cultura nel 2024 e quindi noi intendiamo portare all'attenzione dei cittadini le tematiche relative al mare, ai suoi impatti e tutto il resto, in modo che nel tempo i cittadini possano avere un punto di riferimento dove trovare specialisti che raccontano tutte le problematiche attuali. Se partiamo per esempio dal cambiamento climatico, l'acidificazione degli oceani, tutti questi aspetti qua saranno di volta in volta, infatti il primo incontro seguirà al Parco San Bartolo sulla biodiversità marina della costa San Bartolo e il secondo alla circoscrizione Soria interverrà MedReact, che è un'organizzazione nazionale che ci racconterà la pesca in Adriatico.